L'idea è nata su un concetto filosofico di visione dell'uomo e della natura. L'uomo immerso in quello che è la natura selvaggia. Quale persona meglio rappresenta questo concetto? Cioè Walter Bonatti, grande esploratore, grande alpinista, uomo di cultura, che con le sue imprese lui ha saputo descrivere, ha saputo trascrivere in libri, in articoli, numeri speciali di epoca, dove lui descriveva le sue azioni in luoghi estremi, in luoghi selvaggi della terra. Il percorso Bonatti è stato accolto molto positivamente dal nuovo direttore dell'Ente Parco, Domenico Nicoletti, che ha inserito il progetto nella programmazione triennale del parco 2015-2018, quindi considerandolo proprio come un asset strategico della politica futura del parco. Il percorso è stato tracciato da Davide Peluzzi insieme a me su foto aeree della regione Abruzzo a una scala abbastanza dettagliata, all'incirca 1 a 1000, e così abbiamo potuto ripercorrere un po' l'obiettivo, che era portare i frequentatori di questo percorso da Nerito a Rocca Calascio, e in particolare questo percorso attraversa la catena del Gran Sasso, quindi versante nord e versante sud del Gran Sasso. Da Nerito di Crognereto, questo percorso si snoda per valli, boschi del Monte Cardito, sale sui pendii ripidi, rocciosi del Mozzone, del Monte Corvo, per seguire tutte le malecoste, passando per la Valle del Chiarino, e dopo un lungo tragitto proprio in alta quota per creste, si arriva a Campo Imperatore, fino ad arrivare alla grande rocca di Calascio. Dal punto di vista tecnico è stata fatta un'operazione interessante, cioè quella di riportare su questa cartina la carta dell'ISPRA, che è una carta nazionale con un codice specifico di ogni ambiente, quindi gli habitat specifici. È stato fatto un taglio cartografico attraverso un buffering di 4 km per far sì che si potesse avere solo ed esclusivamente gli habitat che sono inerenti a questo percorso. Il tutto non finisce qui, perché proprio con il Parco del Gran Sasso, che cosa abbiamo realizzato? Nel 2013 le prime azioni di gemellaggio con il Parco del Gaurishankar Evers, e bensì in Himalaya, questo territorio lontanissimo sulle montagne più alte del mondo. Un bel giorno del 2015, un autunno del 2015, ero in tenda presso il lago di Bondoc a 5000 metri e mi venne in mente un'idea. L'idea era semplicissima: come unire un po' i territori e mantenere questa relazione di gemellaggio dei territori. E l'azione fu quella di immaginare, in quel momento, nella mia mente, il percorso Bonatti che si snodava in queste zone poco conosciute dell'Italia centrale, il Parco Gran Sasso, ma non finiva più a Rocca Calascio o a Nerito, ma bensì continuava in Himalaya. Quindi con una cartografia concreta, con un'azione realmente concreta, univamo questi territori, e con l'aiuto quindi del parco e del cartografo Vincenzo Regimenti e tutti gli altri collaboratori abbiamo realizzato questa grande mappa, che sta proprio a simbolo di unione dei popoli e un po' delle montagne della terra, quindi dal Gran Sasso fino all'Himalaya. La differenza di questi due percorsi, oltre agli habitat, agli ambienti che uno frequenterà, se riesce a percorrerli naturalmente, sono le altitudini, perché questo percorso ha una differenza di 1700 metri, l'altro supera i 5000 metri dalla quota di partenza fino all'arrivo. Quindi sono ambienti veramente totalmente diversi, però questo legame che ci sta è proprio portato avanti da un discorso di persone che vanno quasi all'avventura. Difatti si chiama percorso perché utilizza in parte i sentieri del CAI qui e i sentieri già codificati, però ci sono dei tracciati che non sono proprio ancora stati codificati, quindi dà il senso anche proprio di chi parte e va all'avventura.
Questo è stato un percorso legato a non un sentiero, ma ognuno può interpretare a proprio modo quello che è l'azione di se stessi nei confronti delle montagne. Quindi non devi passare per un tracciato ben preciso, ma devi interpretare. Quindi puoi passare su un sentiero, su un pendio, su un crinale, nel miglior modo come ognuno di noi interpreta. È un po' come diceva Walter Bonatti, le esperienze proprie sono proprie, nessuno mai più te le piglierà, quindi diventeranno tue in quell'ambiente selvaggio. In seguito al terremoto del 2015 che ha colpito l'Everest, Explora e il parco hanno attivato delle iniziative a sostegno delle popolazioni, soprattutto dopo la visita dei due Sherpa, ambasciatori del Mount Everest Summiters Club, è partita una campagna di comunicazione a sostegno proprio in aiuto delle popolazioni, chiamata Visit Nepal to Help Nepal, proprio con l'obiettivo di favorire la ripresa del turismo, che appariva l'unica forma di economia possibile in questi territori così provati dalla catastrofe.